con il tecnico del Belgio al termine della sconfitta per 3-0 con l'Italia nella partita che era il big match di questo torneo qui ad Ostuni. Cosa non ha funzionato nella metà campo del Belgio? So this big match of this group, so what didn't work in the team and the play today? Oh, we played a good game. Italy is very strong. They are physically it's very strong. And we make not so much mistakes like yesterday. Yesterday against Spain we made more mistakes. We have a focus, but Italy is very strong. I'm happy that we can resist in reception. We had a good reception and we played our game. But we are not so tall and it's difficult for us. But Italy is very strong. It's a very, very, very good experience for us. Very good book. I'm satisfied. Certamente l'Italia è un avversario non indifferente, molto forte, è una squadra molto fisica, abbiamo comunque cercato di giocare al meglio come ieri, forse abbiamo fatto comunque non tanti errori come ieri, però comunque l'Italia, ripeto, è veramente una squadra molto preparata. Ecco, abbiamo cercato magari di migliorare un po' la difesa, abbiamo comunque mantenuto una buona ricezione e nonostante tutto sono soddisfatto per l'atteggiamento con cui i ragazzi hanno affrontato il match. Domani l'Olanda per provare a puntare alla finale. So tomorrow, the match of tomorrow, I'm trying a chance for you in order to secure a spot for the final against Netherlands. Yes, of course. We know the focus go to the next match tomorrow contro Hollandia and when we play like today, we have a chance against Hollandia. But the focus must be the same as the mistakes must be low, and then we can win against Colombia. But it's a new battle, and we will see. Certamente non dimentichiamo comunque la partita di domani, ovviamente bisognerà senz'altro mantenere la stessa concentrazione, giocare come oggi e cercare di sfruttare questa ulteriore chance. Continuiamo così e staremo a vedere.